Buonasera amici della Pallacanestro e amici della Recchico Faenza, benvenuti alla 14ª giornata di andata, penultima del girone d'andata. Oggi qui ospite della Recchico è la Rima Desio Desio nell'ultimo incontro casalingo del 2017 dei Faentini. Settimana prossima si chiuderà sabato 23 a Crema il girone d'andata e anche il 2017. Faenza, come ben sappiamo, qui ha vinto 6 partite su 6, è in striscia positiva da 4 partite. Desio però è in ottima forma, ha vinto 6 delle ultime 8 gare dopo essere partita con 1-0 su 5 ed è la classica squadra da non sottovalutare, la classica partita piena di insidie. Poi c'è un po' l'atmosfera natalizia, un po' appunto il discorso di poter con una vittoria fare il 7 su 7 in casa. Questa secondo me è la classica gara da non sottovalutare. Io come sempre sono Luca Del Favero, il mio ospite e il mio compagno di viaggio di oggi è Mario Florei. Inizierei proprio subito a chiedere a Mario, questa è la classica gara che non ha un'insidia ma ne ha mille. Esattamente, intanto buonasera anche da parte mia. Una partita molto difficile questa, è anche importante perché rappresenta un test, se vogliamo dire, forse anche di maturità per Faenza, che è in un periodo positivo e si ritrova in casa ad affrontare un'avversaria che, sebbene molto giovane, è anch'essa in un periodo molto positivo, con soltanto 2 sconfitte nelle ultime 8 partite e con dei giovani che possono anche infiammarsi, come ad esempio Perez, autore di 30 punti contro Lecco. Faenza, solita maglia bianca, in campo schiera Perin, Venucci, Attoni, Pagani e Chiappelli, Rima Desio con la maglia a righe in stile Fenerbahce, diciamo, blu e arancione. In campo a Perez, Fumagalli, Fiorito, Corti e Mastoleni, arbitri dell'incontro. Sono un duo campano, Nicola Tammaro di Montecorice in provincia di Salerno e Giuseppe Vastarella di Napoli. Primo possesso nelle mani di Faenza con Venucci. Dicevamo appunto, Faenza riduce da 4 su 4 dopo essersi sbloccata a Lugo. Faenza ha veramente trovato quel qualcosa in più che è inspiegabile nello sport a livello proprio di cose tangibili, ma è un qualcosa che c'è nella testa del giocatore. Ha trovato maggiore fiducia nei propri mezzi, ha vinto poi a Dolginato in una gran partita sabato scorso. Venucci prova il piazzato, Venucci segna, parte subito alla grande Venucci con un bel canestro in faccia al suo avversario. Sì, è mossa subito bene la palla dai Faentini, importante partire subito forte anche per diciamo rimettere subito in chiaro chi è che gioca in casa e quello che si vuole, il ritmo con cui si vuole affrontare la partita. Fumagalli prova a entrare, poi perde palla, poi con quasi segna, ma la palla va nelle mani di Chiappelli. Desio, dicevamo, squadra giovanissima con solo 5 under per scelta, oggi sono 4 perché De Paoli ha un problema al ginocchio e entrerà solo a gennaio. Iattoni prova la tripla, solo rete per Iatto, 5-0, grande avvio di gara di Faenza che in un minuto esatto va subito sul 5-0. Desio però è una squadra dura a morire. Ora Perez prova la conclusione da 3, sbaglia, rimbalza ancora di Chiappelli. Dicevamo, Desio squadra dura a morire, basti pensare che in tante occasioni ha fatto ottime rimonte, poi è una squadra che soprattutto concede solo 66 punti a partita. Pagani con un tiro molto molto complesso non riesce neanche a trovare il canestro, era sbilanciato, non poteva fare obiettivamente di più. Perez, giocatore che ricorderete ha giocato contro Faenza quando giocava nei Krebs, giocatore che settimana scorsa ha segnato 30 punti, viaggia con 13.3 punti a partita, non è nella continuità la sua arma in più, ma ha davvero tanta qualità e tanta esplosività e poi lo vedrete sicuramente oggi. Proprio Perez prova la tripla, segna i suoi primi 3 punti dopo aver sbagliato la prima conclusione. Altra chiave dell'incontro è che non ha lunghi di ruolo Desio, quindi un gioco molto molto perimetrale e si è visto anche adesso appunto con queste 2 conclusioni tentate da fuori, fatto finora non è mai entrata. Venucci ancora, 4° punto, 7-3, tutto facile quando la palla l'ha in mano Mattia. Importantissimo comunque anche il suo approccio, è partito subito molto carico, deciso ad attaccare il ferro e si spera anche i suoi compagni lo seguiranno. In questo caso comunque anche una lettura veramente perfetta sul pick and roll, ha letto il cambio con il lungo che
per non concedergli una penetrazione facile, è rimasto un passo indietro, allora lui ha visto lo spazio per il tiro, se l'è preso e l'ha segnato. Primo fallo dell'incontro commesso da Pagani, da Venucci, scusate. E rimessa Desio, prova a slalomeggiare Fumagalli, giocatore che lo scorso anno giocava Lecco, poi sbaglia, rimbalza però nelle mani del numero 16 Corti, ancora fuori per Perez. Perez tocca tocca un avversario il pallone, quindi sarà rimessa per Desio con i canonici 14 secondi per imbastire l'azione. Più 4. Richicco 7-3, grande palla recuperata da Venucci, davvero ovunque in questo inizio di gara. Perin fuori per Venucci, ancora per Perin, prova a entrare, peccato perché aveva fatto davvero tutto bene ed è stato sfortunato. Fumagalli ora chiama il blocco, fa davvero fatica ad entrare. Desio adesso con un po' di fortuna la palla va nelle mani di Corti, poi c'è il primo fallo commesso da Chiappelli, direi. Esatto, due liberi per Desio, tra l'altro una nota che faccio ora e non ho fatto inizio gara, quintetto per Perin che parte dunque tra i cinque anche per un problema di brighe alla schiena, è in panchina assolutamente, però verrà un po' centellinato il suo utilizzo perché ha avuto appunto un problema muscolare. Corti sbaglia il primo, segna il secondo, primo libero 7-4. Palla ancora Venucci, 7 minuti esatti alla fine del primo quarto, 3 tondi dunque sono passati. Perin prova a battere Fumagalli. Fumagalli commette il primo fallo per Desio. Rimessa dunque per la Rechico. Perin trova Venucci. Subito Perez su di lui, palla ora nelle mani di Perin, sotto per Pagani, Pagani stoppato da Corti, poi Fumagalli perde palla ancora a Corti, davvero un gioco non linearissimo in questi ultimi minuti. Perez scarica e poi rimbalza Pagani, è brava Faenza ad essere al posto giusto al momento giusto. Desio pecca ancora un pochino di inesperienza, poi Attoni segna da tre, è il modo migliore dopo una palla recuperata per chiudere così. Sì, molto bravo Venucci anche a gestire i tempi di questa azione, con Faenza che è andata a capitalizzare un pessimo rientro difensivo di Desio, ma sono proprio questi attacchi nei primi secondi dell'azione su transizione che adesso stanno facendo la differenza, con anche Desio che si prende un tiro da libera, e è importante leggere bene in questo caso, è mancata una lettura a Pagani che prima sotto canestro si è trovato attorniato da tantissimi difensori, non è mancato niente invece adesso a Perin che in contropiede va a depositare due punti a tabellone. Time out chiesto da coach Frates, è un allenatore che non ha certo bisogno delle mie spiegazioni per parlare della sua carriera, ha allenato tantissimi anni in Serie 1, ha vinto una Coppa Korać con Cantù, ha vinto una Coppa Italia con Treviso, pochi anni fa ha portato Reggio Emilia in Serie 1. Lo scorso anno è iniziata a Verona, avventura terminata a novembre, quest'anno ha sposato il progetto di Desio, ha chiamato ovviamente cambio per i suoi ragazzi perché dopo il canestro in contropiede di Perin si è visto che la squadra non è stata proprio attentissima, allora meglio correre subito ai ripari piuttosto che far scappare. Gli avversari, più 8 Rechico, 12-4, 6 punti per Iattoni, 4 per Venucci, 2 di Perin, ma sono le palle recuperate, le due palle recuperate a fare fino ad ora la differenza. Vediamo adesso coach Frates cosa ha detto ai suoi e vediamo se ci sono cambi nei due quintetti, direi di no da entrambe le parti. Intanto vi posso dire che i due giovani oggi inseriti da coach Regazzi nei 12 sono Petrini e Samori. Perez palla in mano, 5:50 alla fine del primo quarto. Perez che tra l'altro ha giocato nei Krebs
con Brighi e con Perin. Fumagalli, Pagani su di lui, Fumagalli scarico, prova da tre, Desio sbaglia ancora, Chiappelli, è il suo terzo rimbalzo. Velucci fuori ancora per Chiappelli, buon movimento di palla per Faenza, Iattoni spalle a canestro, si gira, bella palla per Pagani, peccato i due non si sono capiti, però diciamo che la chiave della partita si è vista, fa veramente fatica a entrare Desio. Sì, anche perché deve qualcosa in termini di atletismo e fisicità a Faenza, in questo caso però l'area era troppo stretta, allora il passaggio per Pagani non è arrivato, mentre invece qui Faenza ruota male e arriva la tripla con spazio da parte di Desio. È la seconda tripla nei 5 tentativi, poi bella la palla per Pagani, Pagani che va a nozze proprio per quello che dicevamo poco fa, ovvero per mancanza di centimetri degli avversari, anche se poco fa comunque Corti è stato bravo a dargli una simile stoppata rubandogli il pallone. Poi adesso entra bravissimo fino in fondo Mazzoleni, classe 98, ma capitano di Desio. Più 5 dunque, Rechicco, Chiappelli prova a entrare, chiede l'aiuto del tabellone ma la palla non va dentro, dunque palla ancora nelle mani di Fumagalli che orchestra il gioco, fallo di Chiappelli, di Pagani, un fallo che ci sta tutto obiettivamente questo. Sì, si è trovato anche in una zona a lui un po' non consona, quella lontana da canestro, allora ha faticato a muovere i piedi per restare con il difensore generando il contatto, poi è arrivato il fischio arbitrale. Prova ancora Perez, 14-12, attenzione, quello che dicevamo poco fa, ovvero che Desio è duro a morire e trova nei tiri da tre i suoi maggiori fortune. Si aggrappa alle triple Desio, ma adesso vediamo cosa fa Iattoni, prende, tira, sbaglia, poi rimbalzone di Pagani, scarico per Venucci, per poco Perez non ruba palla, poi Venucci da tre, errore, rimbalza, attenzione perché adesso ha la palla del possibile, poi Chiappelli dà una stoppata che fa esaltare il palla Cattani, Perin, Pagani, fallo su di lui, ma cosa ha fatto Chiappelli? Bravissimo Chiappelli a crederci fino in fondo e inseguire Perez. Perez forse si è un po' anche rilassato ed erano in due contro uno, magari ha pensato fino all'ultimo anche di passarla. Fatto sta che è andato su con un po' di sufficienza, l'ha punito Chiappelli con un gesto atletico veramente notevole, la stoppata tabella che poi ha prodotto il contropiede da cui i due tiri liberi per Pagani. Primo libero dunque per Pagani, il fallo è di Mazzoleni, primo fallo anche per lui. Tre sono i punti in questo momento per Pagani. Sbaglia il secondo, dunque più 3, 3 e 10 alla fine del primo quarto. E oltre al gesto atletico in serie di Chiappelli su Perez, Perez è un giocatore che ha davvero tanta esplosività. Qui fare un attacco di Perez e poi un canestro praticamente dalla propria area da parte di Faenza. Primo fallo di Perez. Altra chiave dell'incontro sicuramente quella di stare sempre concentrati, perché essendo squadra giovane Desio può avere qualche alto e basso e bisogna dunque che Faenza ne approfitti. Intanto Chiappelli, infrazione di passi di Chiappelli, infrazione, cioè diciamo che Chiappelli ha fatto un po' di tutto, per fortuna non gli hanno fischiato fallo perché davvero ne ha fatti di ogni, come si dice. Sì, non troppo brillante questa gestione da parte di Chiappelli, che è andato dentro a testa bassa infilandosi in una selva di maglie blu-arancio e l'infrazione era veramente difficile da evitare in questo caso. 2:40 alla fine del primo periodo, palla nelle mani ancora di Perez che ha possibilità di trovare,
accorciare il passivo Desio, ma poi fa la cosa peggiore, ovvero mette la palla sotto dove c'erano solo delle maglie bianche, palla recuperata da Faenza, poi Attoni, bella palla per Pagani. Peccato non sia arrivato questo canestro. Secondo fallo per Perez, non è certamente una bella notizia per coach Frates. No, di sicuro una delle bocche di fuoco della propria squadra, un attacco che non è, diciamo, in grado di produrre tanti punti e dipende essenzialmente da due giocatori che sono appunto Perez e Fumagalli, ne perde uno almeno per i minuti iniziali, quindi ottima notizia per Faenza, Faenza che invece sta riuscendo a produrre soprattutto quando riesce ad attaccare subito il canestro, e ad esempio anche in quest'ultima azione dopo una serie di passaggi rapidi il pallone è arrivato a Pagani che era libero sotto canestro con la possibilità anche di schiacciare, e Faenza deve continuare a spingere l'acceleratore e mantenere la stessa aggressività soprattutto quando riesce ad attaccare nei primi secondi dell'azione. Entrando Casati al posto di Perez, che giustamente Frates ha dovuto mettere in panchina per i due falli segnati in pochi minuti, più 5 ancora per Faenza, ricordiamo non è il massimo vantaggio perché è stato il più 7 di qualche minuto fa, poi errore, anzi più 8 c'è stato come massimo vantaggio, 12-4, errore da parte del nuovo entrato Casati, si è andato da quell'altra parte, Silimbani, il suo gancetto! Con l'aiuto del ferro la palla gira e va a depositarsi, 19-12, quindi anche Sili mette la propria firma, 1-40, 100 secondi esatti alla fine del primo quarto, Fumagalli prova a entrare, bella palla sotto per Corti, per poco Chiappelli non posterizza anche lui, più 5, Richicco, 19-14, bella palla per Perina, anche questo è un movimento davvero con il contagiri, Venucci ha trovato e Perina è stato semplicemente fantastico. Molto bravi entrambi perché è anche un movimento che non si legge sempre, quindi bravo anche Venucci a vedere quel passaggio lì, Perina a continuare il taglio credendoci, mentre forse un po' meno bene la difesa con il tiro dalla media che va a segno per Desio. Primi due punti anche per Fumagalli, bel gesto atletico, sembrava quasi che volesse passare il pallone, invece trovato il canestro, Venucci da quell'altra parte sbaglia, palla subito nelle mani di Desio che prova a accelerare, Fumagalli fuori per Fiorito, c'è il fallo, dunque non il canestro ma 3 tiri liberi. Secondo fallo per Chiappelli, entra Brown al posto di Corti, Brown che tra l'altro è figlio d'arte, suo babbo è stato il primo straniero di Desio negli anni 80, poi ha giocato in NBA a Chicago, a Salt Lake City, l'abbiamo visto anche in Italia nella Fortitudo Bologna, lui comunque italianissimo, Xavier Brown, nato appunto in Italia. Ma intanto il primo arbitro Tamaro a parlare con coach Regazzi, probabilmente hanno dato un piccolo avvertimento per una piccola protesta avvenuta dai giocatori della Recchicco. Fiorito, primo libero, tra l'altro Fiorito giocatore quando giocava a Bottegone ha fatto malissimo 2 anni fa a Faenza, giocatore davvero di ottime qualità, è uno dei senior più esperti, 21-18. E fa 3-3 Fiorito, 6 punti per lui, 21-19 dunque, 3-3 per Fiorito. Quando siamo a 35 secondi dalla fine del primo periodo, Iattoni, Venucci, Chiappelli, prova a girarsi, bello il movimento di Gioacchino che trova il modo migliore per segnare i primi due punti dell'incontro, 23-19 più 4 Recchicco, 15 alla fine del primo quarto, può adesso tenere palla fino all'ultimo Desio, poi Fumagalli sbaglia, adesso però l'ultimo possesso è di Faenza, 4 secondi alla fine, Chiappelli prova la tripla, sbaglia, finisce qui, dunque con questo tiro
della disperazione di Desio. Finisce il primo quarto sul 23-19 per l'Arechico. '23-19 dunque è la parziale, la fine del primo quarto, un primo quarto dove l'Arechico ha giocato bene e dove si è visto che Desio non molla davvero mai. No, Faenza, infatti bene in attacco, soprattutto in certi momenti dove è riuscita a trovare soluzioni anche da vicino, soprattutto con i lunghi e con buone reti di passaggi, però Desio è una squadra che certamente non molla e può far male anche in attacco a giocatori che sono veloci, riescono anche a stare a ritmi che Faenza prova ad imporre, per cui di sicuro non bisogna mollare la tenuta mentale e continuare soprattutto anche difensivamente a mantenere alto il ritmo e l'energia. Faenza si ripresenta in campo con Iattoni, Perin, Venucci, Sinimbani e Aromando che debutta nel match. Dall'altra parte abbiamo Fumagalli, Casati, Brown, Fiorito e attenzione intanto subito Casati arriva, esordisce con una tripla e Corti. Questi sono i 5 di Desio, 23-22, dunque ritorna a meno 1, Perin prova a entrare, Brown lo disturba, poi Perin perde palla ma la recupera, prova la tripla Pero, sbaglia, rimbalzo proprio di Brown, adesso prova a distendersi, Desio che addirittura ha il pallone del possibile sorpasso, Fumagalli, ancora una tripla un po' pretenziosa questa volta da parte di Casati, va benedetto intanto sul cubo del cambio, Perin prova a entrare, bel movimento, poi si lamenta per un fallo ma gli arbitri lasciano proseguire, palla allora nelle mani di Desio, scarico fuori per Casati, prova ancora la tripla, poi sotto Iattoni agguanta il pallone, lo applaude anche Regazzi, dice calma i suoi, Venucci palla nelle mani, già un minuto e mezzo è passato di questo secondo quarto, Perin, Iattoni, 7 secondi per un tiro, Iattoni si prende il fallo. Avevamo detto, fallo di, tra l'altro, di Fiorito, avevamo detto poco fa i 66 punti di Desio in difesa, si è visto che Desio ha delle ottime fasi difensive ed è davvero molto molto arcigna in difesa. Sì, sono bravi a reggere l'uno contro uno e poi anche a ruotare per aiutare quando la difesa collassa. Faenza per questo deve cercare di muovere il pallone, di attaccare subito anche con le letture. Fallo di Fumagalli è il suo secondo fallo, poco fa confermo il fallo di Fiorito, ci sono due liberi per Venucci e intanto è entrato Benedetti al posto di Perin. Brighi, ricordiamolo, non è ancora entrato per un problema alla schiena, Brighi e Milosevic sono gli unici insieme ai due giovani a non aver ancora messo piede in campo. Quinto punto di Venucci, 24-22. Sesto punto di Mattia, 26-22, più 4. Mazzoleni, difesa pressante a tutto campo di Faenza. Benedetti su Fumagalli. Fumagalli, Brown, Fiorito, Fumagalli. Prova la conclusione da fuori, poi a rimbalzo va a Romando, ma a rimbalzo davvero Faenza fa la differenza. E scusate la rima, Sinimbani prova a sfidare Brown, il gancetto di Sili, peccato davvero. E poi c'è il fallo di
di Attoni. Adesso ragazzi, mima il gesto che avrebbe dovuto fare Silimbari. Di Attoni intanto segna, scommette, anzi scusate, il primo fallo. Buona situazione di falli per Faenza, ne ha due chiappelli, uno Venucci, Attoni e Pagani. Intanto doppio cambio per Desio, entrano Canzi e Perez, escono Casati e Fumagalli. Desio che anche a livello giovanile è un'ottima squadra, lo scorso anno ha fatto le finali nazionali, un settore giovanile poi che ha dato davvero, ha visto davvero tanta gente importante crescere. Poi Benedetti, infrazione di 8 secondi, qui diciamo che in questa azione Faenza si è fatta perdonare tutto quello che nei 2 minuti e 31 del secondo quarto ha fatto di sbagliato in difesa. Sì, dimostrando anche un atteggiamento che sicuramente dovrà far vedere ancora, ha allungato il pressing, è stato bravissimo Benedetti ad andare a pressare Canzi che era appena entrato in campo, e poi Venucci aggressivo questa volta in attacco, prende la tripla e la mette a segno. È una garanzia davvero dare palla a Venucci, più 7, più 8, più 6 scusate, era da 2, dunque 8 punti per Venucci, ma l'importante è che il pallone sia andato dentro, questo è l'importante. Va a segnare ancora da 3 questa volta Brown, che esordisce con il suo primo tiro e il canestro, 28-25. a 6:40 alla fine del quarto, bella palla sotto per Aromando, si fa trovare pronto, giocatore che è cresciuto tantissimo davvero in questo, in quest'ultima partita, e che oggi può tornare particolarmente utile anche visto l'acciacco di Brighi. Qui bravo Romando a essere pronto con una palla che gli era anche quasi sfuggita dalle mani, e dopo si è trovato la strada spianata verso il canestro. Tiro corto di Brown, rimbalzo di Faenza, adesso più 5. Venucci, Attoni, Silimbani sotto canestro, cerca palla. È bravissimo Venucci a prendersi il fallo di Mazzoleni, secondo fallo. Esce Attoni, entra Chiappelli. Benedetti sotto per Aromando, Silimbani, il movimento di Silimbani, quarto punto per Sili, 32-25. Perez lunghissimo il tiro, quasi un cross, finisce nelle mani di Benedetti per Silimbani. Poi sbaglia Sili, reclama fallo, ma qui è stata più lesta Desio. Poi va dall'altra parte a Romando, si becca il secondo stoppone dell'incontro Perez, sbaglia Fiorito, mette tutti d'accordo Silimbani andando a catturare il rimbalzo. Come atletismo direi che l'Arechico ne ha abbastanza. Sì, è la seconda volta che Perez sfida i saltatori di Faenza e l'esito è stato entrambe le volte una stoppata. Qui bravissimo Romando a staccarsi dal suo uomo, a prendere il tempo a Perez che stava penetrando. Venucci sotto per Chiappelli, peccato l'errore, poi Silimbani prende palla e peccato errore, poi Chiappelli per poco mi sfugge davvero il pallone dalle mani. 4:55, 32:25, non è l'Arechico diciamo extra large vista in casa nelle prime giornate, ma non si può chiaramente sempre avere simili prestazioni. Intanto esce Venucci, entra Perin, ma è un Arechico davvero molto molto solida, a più 7 finora, diciamo che il risultato non è mai stato in discussione. Fiorito, ora su di lui Benedetti, Perez, ancora Perez su di lui, Aromando,
Mazzoleni prova ad entrare sotto per Perez, mismatch notevole, suonano i 24, Perez poco prima tira, Frates e Perez si danno un'occhiata, quella di Frates è stata un'occhiataccia, non ha fatto certamente la cosa migliore, Perez si è trovato al posto sbagliato, nel momento sbagliato. Benedetti intanto fuori per Perin, 4:15 alla fine del quarto, Silimbani da sotto, mismatch notevole, non poteva far altro che metterla dentro. Esattamente, mismatch, Sili ha molti centimetri di vantaggio contro molti dei marcatori che gli vengono proposti dalla difesa di Desio ed è brava Faenza a cercarlo ripetutamente. Questa volta Sili aveva preso posizione profonda, ricevuto vicino al canestro e ha solamente dovuto depositare. Time out intanto per Desio, abbiamo visto che Corti e Casati saranno i due giocatori che entreranno in campo dopo il time out, vediamo chi uscirà. Intanto in quest'ultimo incontro del 2017, come ogni volta che si arriva a fine anno è tempo anche di bilanci, Faenza qui al Palacattani nell'anno 2017 ha giocato 16 partite, ne ha vinte 13 con un 6-6 in questa stagione. Davvero l'arma in più, le tre sconfitte sono arrivate con Costa Volpino, la prima partita proprio del 2017, un mercoledì sera davvero sfortunato dove Faenza, ricordiamolo, che pur essendosi trovata sotto di 21 punti sbagliò all'ultimo secondo il tiro dell'overtime e poi ha perso con Cento e Bergamo, le altre partite invece le ha tutte vinte, davvero il sesto uomo, non è la classica frase fatta, ma è la verità. Si torna dunque a giocare, vediamo i 5 di Desio. Allora, abbiamo detto Brown, Canzi, Corti, Casati e Mazzoleni, dunque sono usciti Perez e Fiorito, un Perez che finora non è piaciuto molto a Coccia Frates, ma sinceramente non è piaciuto molto neanche a noi, di sicuro che le due stoppate che si è preso non lo hanno aiutato. Adesso Canzi va a orchestrare il gioco, 10 secondi per un tiro, fuori per Mazzoleni, prova Desio, altro errore, altro rimbalzone di uno strepitoso Silimbani, a Romando prova a entrare, bel movimento, peccato lo scarico nelle mani dell'avversario, poi qui diciamo che Chiappelli solo con la sua presenza ha fermato l'avversario. Dall'altra parte a Romando, segna, subisce il fallo, cosa ha fatto diciamo atleticamente, quanto è andato sopra il ferro a Romando. Infatti è arrivato il contatto e ha dovuto solamente depositare segnando ugualmente, ma secondo me lui aveva pensato di schiacciare e solo per pensarla in quella situazione lì devi avere molta confidenza, giustificata peraltro nei tuoi mezzi atletici e in precedenza. Sì, bravo Chiappelli a difendere anche solo con la presenza, a volte basta quello. Canzi però un po' diciamo non sotto controllo nelle ultime gestioni offensive del pallone. Esce Pagani, entra Silimbani, scusate, contrario, esce Silimbani, entra Pagani, a Romando chiude questo gioco da tre punti con una Arechico che zitta zitta si è portata sul più 12, 37-25. Secondo fallo di Benedetti, un fallo che comunque a me piace molto, nel senso che si vede il pressing di Faenza. Più 12, massimo vantaggio, ma davvero Romando, se non ci fosse stato il suo avversario, avrebbe fatto uno schiaccione in stile NBA. Davvero incredibile le potenzialità fisiche di questo ragazzo. Casati, quinto punto per lui, 37-27, resta sempre avanti in doppia cifra Faenza. Casati tra l'altro è uno dei 91, l'unico senior confermato dalla scorsa stagione. Benedetti prova la tripla mentre cade, la magata di Benedetti, bravissimo a completare il movimento di tiro nonostante il contatto. È importante che anche Benedetti sia una minaccia, oggi sta ricevendo minuti importanti e sta ripagando la fiducia che gli viene data anche difensivamente.
Tiro lungo di Fiorito, Aromando su di lui, Perin, Pagani sotto, Mazzolani lo ferma ma in modo non consentito secondo l'arbitro. Anzi di Corti, scusate, primo fallo. Esce Chiappelli, entra Iattoni, ma ci sono due liberi per Pagani, con Faenza che ha la possibilità di aumentare il massimo vantaggio trovato poco fa con la seconda tripla del capitano Benedetti. Pagani con l'aiuto del ferro segna, tra l'altro Pagani che ha segnato 4 dei 6 punti, adesso 5 dei 7 punti dalla lunetta, non è male per un lungo così come lui segnare. Ricordiamo Shaquille O'Neal che vabbè tutt'altro giocatore, non me ne voglia Giordano, ma sbagliava molti liberi. Avere un pivot dunque che segna i liberi è fondamentale. Poi Aromando, adesso attenzione, Aromando, bam, Aromando dentro, 4-4-27, più 17, è spettacolo adesso. E mentre recuperava il pallone si è guardato indietro per vedere quanto poteva essere tranquillo, poi ha scelto la Bimane per andare a concretizzare il contropiede, bravo però per quello che riguarda l'aspetto più tecnico ad intercettare il passaggio per poi andare a fare due punti facili. Sono 7 per Aromando, poi si incarta un po', a 4 secondi per tirare, prova, bravissimo Canzi, si prende i primi due punti davvero belli. Allo scadere quasi dei 24 secondi, 44 da 3, anzi scusate, 44 a 30, tripla, l'ennesima tripla, la sesta passione di passi di Aromando, glielo perdoniamo. Time out per Desio a 1:18 dalla fine. Tra l'altro guardavo Aromando che ha 3 su 3 da 2, 1 su 1 ai liberi, 2 assist e 2 rimbalzi, mica male. No, oggi è molto attivo, molto coinvolto e sta facendo bene. È un giocatore molto atletico che può veramente tornare utile a Faenza. Poi oggi, ripeto, Brighi avrà pochi minuti se non zero, allora è anche un'occasione per giocare un po' di più e fare e dare una mano ulteriormente. Più 14 Rechicco, era più 17 poco fa il massimo vantaggio. Andiamo un po' a vedere cosa succede sugli altri campi. Cento vince a Reggio Emilia di 8, Crema vince a Vicenza di 4, Lecco vince di soli 2 punti con Bernareggio, Palermo vince di 5 a Forlì e Rimini vince di 2 in casa con Piacenza. Questa è l'ennesima dimostrazione che di scontato non c'è davvero nulla quest'anno. Ieri Lugo ha battuto Costa Volpino e Padova ha battuto Olginate. Uno e 18 dunque alla fine del primo tempo, un primo tempo dove la Rechicco ha praticamente fatto tutto quello che doveva fare. Mazzoleni prova Brown, sbaglia. Terzo rimbalzo di Aromando, davvero una buona prestazione. Siamo nell'ultimo minuto, 53 secondi alla fine. Benedetti si sgomita sotto canestro, ad avere la peggio è il giocatore di Desio Casati. Primo fallo, due liberi per Perin. Faenza che fino ad ora è riuscita anche a far saltare l'ottima difesa di Desio, ne concede, ricordiamo, 66 di media partita, qui siamo già a 46 in questo momento con il 2 su 2 di Perin, 46 a 30, più 16, 43 alla fine. Segna, commette il fallo Iattoni qui. Sinceramente, secondo fallo di atto, sinceramente dalla nostra posizione non possiamo vedere,
se la decisione è stata giusta o meno. Intanto entra Milosevic, esce proprio Iattoni che ha iniziato molto bene con quel 2 su 2 da 3, poi si è un pochino perso, ma adesso lo rimbrotta un pochino, ragazzi, ma ci sta. 38 secondi alla fine, Brown fuori per Casati, si prende la tripla Casati. Ormai lo schema di Deja che tira da tre è il copione della partita di Lombardi. Esatto, bisogna fare attenzione a mantenere sempre alta la concentrazione in difesa, perché appena ci si dimentica un uomo, come qui la difesa di Desio quasi si dimentica di Pagani, mentre quando ogni volta che ci si dimentica un uomo arriva una tripla, Desio è pericolosa dall'arco, Fenza deve tenerlo sempre ben presente. Infrazione di passi di Mazzoleni che si complica la vita, poi 6 secondi e 8 alla fine, coach ragazzi chiama timeout per imbastire l'ultima azione, 48 a 33, con una tripla Faenza raggiungerebbe il massimo vantaggio dell'incontro, ma va bene poi anche così, perché se vediamo quello che ha fatto in questo quarto era un più 4, 23-19. Adesso si è notevolmente dilatato. Il vantaggio di Faenza più 15. Intanto è un altro dato abbastanza importante, che sono 7 triple segnate da Desio. Vuole dire che Desio nei 21 dei 33 punti segnati, 21 punti sono arrivati da 3. Ma il bello è che ne ha poi tirati, sì, 7 su 16, sì, adesso pensavo sinceramente un po' di meno. Intanto è entrato Venucci al posto di Pagani, giustamente, perché l'ultima azione ci vogliono tiratori veloci. Venucci, palla in mano, 5 secondi. 4, 3, prova a entrare Venucci, scarico per Romando, quasi fallo su di lui. Finisce il primo tempo 48 a 33 per l'Arechico. Si ritorna dunque a giocare nel secondo tempo, 48 a 33, una bella Arechico che ha davvero fatto vedere la legge del Palacattani, sempre con un Brighi, meno che a mezzo servizio, finora non è ancora entrato. Esatto, finora ha risparmiato Brighi e Arechico molto bene, ha fatto quello che doveva in difesa, si sa che Desio non è una squadra che segna tanto e Faenza li ha comunque tenuti a 33 punti che sono nella media, ma Desio invece una buona difesa e l'Arechico è riuscita a realizzare 48 punti distribuendoli benissimo tra i propri marcatori e trovando spesso soluzioni sia dall'arco che da sotto canestro ben costruite. E aggiungerei nella tua ottima disamina il fatto che ha davvero lavorato sui difetti di Desio, perché è d'accordo i 21 punti sui 33 dovuti dalle 7 triple, però effettivamente non ha fatto proprio penetrare Desio, squadra che ha bisogno di centimetri, ma che però è davvero aggressiva e caparbia e fino all'ultimo sicuramente darà del filo da torcere. Intanto rientrano in campo le squadre, Perez, Fumagalli, Fiorito, Brown e Corti sono i 5 di coach Frates, Perin, Iattoni, Chiappelli, Pagani e Venucci. Dunque riparte con il quintetto titolare coach ragazzi, e primo possesso proprio per Venucci, ricordiamo si riparte dal più 15 per Faenza, che non è il massimo vantaggio, che era stato 44 a 27. Venucci prova a entrare, Venucci, bello lo scarico per Iattoni, si fa ingolosire, prende la tripla, sbaglia, poi sotto canestro lotta all'arma bianca tra Mazzoleni e Pagani. Perez prende palla, chiama lo schema, giocatore classe 97, cresciuto nei Krebs Rimini e lo scorso anno a Domegna nel girone A di Serie B, bella palla sotto
a Concorti, diciamo che non sarà molto tecnico quello che dico, ma tutti hanno dormito. Questa è l'analisi tecnica di questa azione. Esattamente, colto il punto, colta addormentata la difesa faentina con i due lunghi che si sono lasciati passare il taglio dietro alle spalle, un campanello forse un po' d'allarme per l'Arechico, che di sicuro contro un avversario del genere vuole rientrare dagli spogliatoi con la stessa energia mentale del primo tempo. Terzo fallo intanto di Corti, che fatica a contenere Iattoni. Corti, tra l'altro, che è in pratica l'unico centro di ruolo di coach Frates. Ora Iattoni ha due liberi, primo segnato, 7 punti, 4-9-3-5, e segna anche il secondo. 8 sono i suoi punti, più 15. Prende adesso Fumagalli la tripla, la mette, non bisogna lasciarli liberi, si è visto, ottava tripla di Desio. È bravo qui Fumagalli a prendersi una tripla non facile dal palleggio, ha letto l'esitazione del difensore che gli ha concesso spazio dopo il pick and roll, si è preso la tripla e l'ha segnata. Vediamo come risponde adesso Faenza. Venucci, Chiappelli risponde con la stessa moneta, quinto punto di Gioacchino, 5-3-3-8, più 15. Come è iniziato il terzo quarto, che ha già visto 2 minuti e 30 volare, partita davvero molto veloce. Ora terzo fallo di Pagani. Un peccato davvero che Giordano molte volte commetta più falli di quelli che dovrebbe commettere, molte volte anche errori di gioventù. Fumagalli non si capisce con Brown, la palla finisce sul fondo, rimessa di Faenza. E palla nelle mani ancora di Venucci. 2 minuti sono passati, 8 alla fine, Perin, Venucci, scarico per Iattoni che si prende la linea di fondo per Pagani, il fallo dovrebbe essere di Fumagalli. Sì, fallo di Fumagalli. Diciamo che Fumagalli si è fatto fallo, ma Pagani aveva davvero, si era un po' incespicato in quella palla, non aveva fatto proprio la cosa migliore in quel momento. Sì, Pagani era in una situazione non ideale, ma anche l'idea di Iattoni non era stata perfetta, che si era trovato in volo sulla linea di fondo, ben diverso invece la situazione in cui si è trovato adesso, dove con tutta la strada verso il canestro libera è andato a depositare 2 punti al ferro. 10 sono i punti di Iattoni. Perez fuori, si prende la tripla, fiorito, diventa una mattonata che schizza nelle mani di Faenza. Perin la prende, più 17, è tornato dunque il massimo vantaggio dell'Arechico. Con questa azione si può addirittura fare meglio e perché no raggiungere anche il ventello. Venucci, Fumagalli su di lui, ma Venucci trova benissimo Pagani, che poi con grande astuzia lancia il pallone contro un avversario. Davvero ottimo Pagani, dunque rimessa per Faenza, 3 secondi per un tiro allo scadere. Iattoni segna, più 20, 58-38. Mi cavo il cappello davanti al 3-3 di Iatto. È bravo qui a disporsi in angolo in modo che con 3 giocatori sul lato Faenza è riuscita a creare sovrannumero, e con la circolazione di palla il pallone è arrivato in angolo da Iattoni, che ha tirato con i piedi per terra da libero. E sullo scadere da 24, tu che sei anche giocatore di basket, Mario, mi dici che fa ancora più male, e questo più 20 a 16:50 dalla fine manca tantissimo, per carità, però sicuramente un altro mattoncino, diciamo così. Intanto chiedo scusa
Pagani ha segnato, ha commesso due falli e non tre. Sono lasciato confondere. 58-40, ottimo canestro di Fumagalli. 58-40, più 18, Chiappelli, Venucci, Chiappelli, prova a entrare, sotto per Pagani, due non si capiscono, ma no, ma attenzione, ci ha messo la mano il numero 16 Corti, altrimenti sarebbe arrivata nelle mani di Pagani, tanto Perino e Iattoni si accordano probabilmente per lo schema. Intanto sono 5 secondi che mancano alla fine dei 24, la palla schizza sul piede del giocatore di Desio, esce, rimessa Faenza, ma attenzione, anzi no, 14 secondi giustamente, qui Attone è stato davvero molto molto intelligente perché avrebbe faticato, adesso invece sono 14 dalla fine, Venucci ancora, poi Chiappelli, lestissimo, al posto giusto, al momento giusto. È stato bravissimo anche con tanto tempismo a iniziare il movimento per coordinarsi e saltare al momento giusto per poi realizzare in tapin. Chiappelli che è partito da lontanissimo, veramente difficile tagliare fuori un giocatore che arriva in corsa della sua stazza. Fumagalli sbaglia, poi recupera palla, gira Perez, prova la tripla, sbaglia ancora Pagani. Il suo quinto rimbalzo. Venucci, no look per Iattoni, peccato, poi recupera palla Desio con il numero 11 Fiorito, adesso c'è un cambio nel fila Lombardi, esce Brown, al suo posto Mazzoleni, 5-27 alla fine di un terzo quarto in cui Faenza sta legittimando il vantaggio a una partita che diciamo è sempre stata in controllo, anche perché Desio non è mai stato avanti, c'è stato sì quel 21, quel 23-22 a inizio del secondo quarto. Recupera intanto il pallone Venucci, Perin, bella palla per Iattoni, poi chiede un po' troppo, non aveva, chiede anche il fallo, non aveva grosse possibilità Perez, poi para la palla Venucci, esce col pallone, diciamo preparata molto bene anche la partita proprio su Perez, ogni volta che a palla viene anche raddoppiato, davvero ottima la preparazione, come dicevo, del match. Sì, è piano partita che credo sia stato rispettato per ora, con Desio che ha realizzato soltanto 40 punti. Riguardo quello che dicevi tu nello specifico, bravo in questo caso Venucci anche ad aiutare sulla penetrazione di Perez a restare fermo con il corpo in modo da non commettere fallo e trovare anche il pallone senza andare a toccare le braccia dell'avversario. Perez, palla in mano per lui, fuori adesso per Mazzoleni, Venucci per poco non ruba palla, 16 secondi, c'è ancora una vita da giocare per Desio, ma Perez prova fino in fondo, gran bel canestro di Perez, quinto punto, anzi scusate, ottavo punto, me ne ero dormito, la tripla di poco fa, ha fatto appunto due canestri da tre più questo, 60-42, più 18 ancora Rechico, Perin, fuori per Chiappelli, fallo su di lui di Fiorito, secondo fallo dell'ex giocatore di Porto Sant'Elpidio. Palla nelle mani ora di Perin, Chiappelli, ancora Perin, peccato, sfortunato, gli sputa letteralmente il pallone, il canestro, finisce la palla nelle mani di Fumagalli, il fallo di Sili, primo fallo, continua a essere positivissimo anche come vengono distribuiti i falli. Terzo fallo di squadra per la Rechico, 3 sono anche quelli commessi da Desio. Mazzoleni
aveva provato a buttare la palla sulle spalle di Chiappelli per, diciamo, riprenderla. Chiappelli non è stato contentissimo di questo gesto e Silvani ha detto calma. Intanto poi in un modo o nell'altro la palla la recupera Faenza. Beh, quando sul più 18 vedi un pressing del genere, io nei panni di coach Legati sarei davvero soddisfatto dei miei. Sì, finora veramente positivi segnali anche per quello che riguarda la mentalità di Faenza, del resto anche l'avversario, un avversario che non permette mai di rilassarsi, e Faenza sta affrontando la partita nel migliore dei modi. Time out di coach Regazzi, del puntiglioso coach Regazzi, che giustamente chiama time out al primo momento di piccolissima mancanza di lucidità dei suoi. Intanto vi ricordo i prossimi appuntamenti. Sabato prossimo, 23 dicembre, antivigilia, alle ore 20:30, la Lechico sarà impegnata sul campo di Crema, gara importantissima soprattutto per quanto sta accadendo adesso a Vicenza. Vicenza-Crema sta vincendo di 7 Vicenza alla fine del terzo quarto. Vicenza è pari alla Lechico in questo momento, Crema è a più 4. Ultima gara del 2017 del girone d'andata, poi ci sarà uno stop di 2 settimane e si riprenderà qui al Palacattani con la madre probabilmente di tutte le partite, quella contro 100, mille storie che non andiamo neanche a raccontare perché davvero non ci basterebbe una telecronaca intera per dirle tutte. Alle ore 18 di domenica 7 gennaio, un girone di ritorno dove il Palacattani dovrà essere ancora di più il sesto uomo della Lechico, perché verranno tutte le prime, verranno qui a Faenza 100, Piacenza, Crema, Lecco, Vicenza, davvero tutte le prime, nelle prime 6, considerando che Faenza è quinta, le altre formazioni, tranne i Tigers che hanno già pagato dazio qui, le altre devono tutte venire. 3:40 alla fine, Fumagalli, scarico fuori per Mazzoleni, Iattoni fa buona guardia su di lui, 9 secondi alla fine, poi non si trovano, anche un po' di nervosismo adesso con Desio, non fanno più le cose semplici. Sì, diventa difficile quando ti trovi per un tempo prolungato sempre a inseguire, il gap invece di accorciarsi si allunga. In questo caso poi la difesa faentina si è chiusa bene, Mazzoleni non ha trovato il ricevitore nella posizione ideale. Bravo Perin a recuperare il pallone con un passaggio un po' stretto, un po' corto da parte di Chiappelli. Adesso Perin prova la tripla, errore, Chiappelli sotto, molto bravo, smanaccia e la palla finisce nelle mani di Silimbani. Chiappelli è libero, prova la tripla, sbaglia ancora Chiappelli, ma sotto per la prima volta dopo un sacco di azioni Desio recupera un rimbalzo. 2:59 alla fine del terzo periodo, c'è fallo. Andiamo a vedere di chi. Terzo fallo di Chiappelli. Quarto fallo di squadra per la Lechico. L'unico giocatore di Faenza avere 3 falli, Chiappelli. Dall'altra parte 3 ce li hanno Fumagalli e Corti. Rimessa Desio. Perin su Mazzoleni, recupera palla. Grandissimo Perin, ci mette la mano, poi Chiappelli la ruba. Venucci per Perin, siamo già dall'altra parte, davvero. Con poco la Lechico ha recuperato il pallone anche stavolta. Perin fuori per Iattoni, Iattoni slalomeggia, entra, segna. 15 punti per un ottimo Iattoni, più 20 ancora Ventello. Mazzoleni prova la tripla, è corta, Perez da sotto segna il suo decimo punto, 6-2-4-4, ma davvero la Lechico sembra avere l'inerzia e qualcosa di più sul match. Iattoni fuori per Chiappelli, raddoppio su Chiappelli, scarico per Perin, si prende la linea di fondo, bravo a recuperare palla Mazzoleni, poi però la recupera Silimbani, passaggio per Perin, errore, poi da sotto davvero in tutti i modi possibili e immaginabili la Lechico recupera il rimbalzo, questa volta prima con Sili, poi con Chiappelli. Chiappelli si è fatto ingolosire, alza le mani ragazzi come se avessero segnato un gol, gran bella azione davvero, ha ragione ragazzi.
Sì, con Faenza che sta facendo valere i centimetri contro la zona di Desio, è un tipo di difesa che ti concede qualche rimbalzo in attacco, poi quando riesci ad attaccare una difesa zona per due o tre azioni consecutive è anche più facile muoverla e trovare canestri facili. Ancora Cappelli, prova il triplone di Joe, segna 12 punti. Time out di Coach Frates, più 23, adesso si vola davvero con Chiappelli, ha esultato davvero in una grandissima maniera. Chiappelli, perché se lo sentiva lo voleva a tutti i costi questa tripla, l'ha trovata, più 23. Andiamo a vedere un po' cosa succede negli altri campi, abbiamo 100 che sta vincendo con un buon vantaggio a Reggio Emilia, 52-34, Vicenza vince di 8 in casa con Crema, 52-44, Lecco solo di 2 punti su Bernareggio e Forlì e Palermo sono in parità, 41-41 e Rimini vince di 7 con Piacenza, una classifica che davvero se finissero così si andrebbe a ridisegnare molto. Ricordiamo che ad oggi, prima di questo incontro, Crema ha 20 punti, Lecco 18, Richico Vicenza 16 e Forlì 14. Intanto è entrato Benedetti al posto di Perin. Dunque sul più 23, quando manca 1,10 alla fine, la Richico conduce 67-44. Fumagalli, Perez. Prova a entrare Perez, troppe maglie bianche, troppo anche mentalità in questa azione, un po' troppo da campetto, ha voluto fare lui contro tutti, Venucci dall'altra parte, prende, tira, segna, mamma mia! Ha fatto anche lui uno contro tutti in questa azione, però con esiti diversi, ricezione con ritmo, piedi a posto e un rilascio veramente veloce, 3 punti per Venucci. È davvero un buon Natale per i tifosi della Richico, più 26. Fallo intanto di Venucci, secondo fallo, si tira con Desio che avrà la possibilità di cucire un po' lo strappo. Fumagalli segna il primo, 8 punti, tanto i secondi sono 32. Poi Fumagalli sbaglia, bello il rimbalzo recuperato da Fiorito, Perez prova la tripla, segna, 13° punto, 70-48. Ultimo possesso nelle mani della Richico, 10 secondi alla fine, Venucci prova la tripla, segna. È tutto troppo facile quando ha la palla nelle mani Richico, davvero era di una facilità disarmante, prova da tre anche Fiorito, sbaglia, finisce il terzo quarto, 73-48 per la Richico. A 48 più 25 Richico, una gran bella Richico. Sì, è perfetta nel terzo quarto dove ha ulteriormente ampliato il vantaggio resistendo anche ai tentativi di rientrare in partita di Desio, adesso 10 minuti in cui dovrà amministrare il vantaggio. Ultimi 10 minuti, Iattoni, Venucci, Benedetti, Silimbani, Chiappelli per Faenza, Fiorito, Parma che esordisce in questo incontro, Fumagalli, Perez e Brown. Mi gira un po' tutti Frates che diciamo non ha mai cambiato la postura da quando nell'incontro segue sempre
con espressione, sembra ovviamente distaccata, i suoi. Brown sbaglia la tripla, segna, commette il fallo Cappelli, peccato per il quarto fallo di Cappelli, sarebbe davvero brutto che Faenza perdesse uno dei suoi protagonisti prima della fine. Sì, adesso vedremo se Ragazzi lo lascia in campo, probabilmente anche per diciamo quello che è il risultato, la situazione attuale, si può permettere di lasciarlo in campo anche con il quarto fallo. Cappelli è autore di un'ottima partita anche dal punto di vista difensivo comunque. Perez segna il primo, 7-3, 4-9, primo libero, primo punto anche di questo ultimo quarto, quindicesimo, 7-3-50. Davvero bravo comunque Perez come giocatore, forse se stesse più lì con la testa, come si dice in Romagna, sarebbe anche forse più su della B. Beh, sicuramente un grande talento, poi oggi se l'è vista contro una difesa che lo ha marcato molto bene sia sul singolo ma anche con gli aiuti. Spesso Perez in penetrazione si è trovato contro il fisico dei lunghi faentini che proteggevano il ferro. E Cappelli continua la sua vendemmia di punti con le triple, 15 punti. Perez dall'altra parte prova a tirare, si fa anche molto ingolosire, 76-50 più 26. Perini e Romando pronti ad entrare, non dico che siamo già agli standing ovation perché mancano 9 minuti alla fine, però diciamo che ci andiamo molto molto vicini. Venucci fuori per Iattoni, sotto per Silimbani, Silimbani scarico per Benedetti, Benedetti da 3 ancora, è qualcosa di incredibile, nona tripla, anzi scusate, undicesima tripla per Faenza. Più 29. Tutto davvero facile per l'Arechico qui, poi Silimbani gasa anche il pubblico, 79-50. Segna ancora Venucci, 17, time out, 82-50, ma vado un attimo a vedere perché le statistiche in questo momento non mi sono d'aiuto. Sono 13 triple di Faenza, che oggi ha mosso molto bene la palla e si è presa delle triple che sono sempre state comunque mai forzate. Anche l'ultima di Venucci, che oggi è particolarmente in giornata di grazia, comunque era una tripla con ritmo, con una ricezione dinamica in cui lui ha messo i piedi a posto con un arresto a due tempi, poi caricato da posizione centrale e realizzato. Davvero mi lucido gli occhi ogni volta che vedo l'Arechico qui al Palacattani, come rendere le cose strasemplici. E tra l'altro questa è una partita che tutti temevamo, ma non era la semplice scaramanzia, perché Desio vi posso assicurare che non è assolutamente una squadra di poco conto, ma paga dazio. Intanto è entrato a Romando, entrati a Romando e Perin, dunque Benedetti, Perin, a Romando, Cappelli e Silimbani. Fumagalli, palla nelle mani, più 32. Perez recupera palla nel traffico, poi segna, 17. 82-52. Perin, sotto per Silimbani. Il gancione di Sili, peccato non sia andato a segno, 7-29 alla fine del match. Fumagalli fuori per Fiorito, prova la tripla Fiorito, 82-55. Adesso non me ne vogliono i tifosi, gli amici e tutto quanto di Desio, ma qui direi che siamo già un po' a garbage time. Bravo Brown a mettersi sulla linea del passaggio, ma adesso però l'Arechico non deve assolutamente sedersi. Sbaglia la tripla, rimbalzo
di Silimbani. Poi recupera palla e segna da sotto Fiorito. Undicesimo punto. 8-2, 5-7. E a Romando scappa al suo marcatore. 9 punti, 84-57. Desio adesso non ha ancora commesso fallo in questi primi 4 minuti, si prende molti tiri da 3, anche Parma mette il nome nel proprio tabellino, 84-60. Chiappelli, Perin, Silimbani. Fiorito, poi Perez. Buono canestro, peccato, peccato che ci sia il quinto fallo di Chiappelli. Entra Milosevic al suo posto. Esatto, il cambio è proprio per lui. Bravo qui Perez ad attaccare Chiappelli, che è sì un giocatore molto dinamico, però dopo 35 minuti di partita, ok, non tutti in campo, ma siamo comunque negli ultimi minuti del match, e comunque un giocatore più alto ha mosso i piedi più lentamente di Perez, che gli è andato via, poi è stato bravo anche a segnare nonostante il contatto. Perez 20, 84 a 63. Benedetti, Perin, palla sotto per Silimbani, lo schiaccione, il gioco a due, Silimbani, ottavo punto, 8-6, 6-3. Errore di Fumagalli, Perin più 23. Fenz che continua anche a segnare tanto, oltretutto qui al Palacattani. La tocca adesso il giocatore della Richico, palla fuori. Doppio cambio adesso per Desio, entrano Mazzoleni e Casati, esce Fiorito. E Perez. Non contentissimo Perez di questa decisione. Fumagalli 4-18. Fumagalli, Parma. Casati. Lungo per Venucci. Milosevic si prende la tripla, la mette anche Milosevic, non poteva neanche lui esimersi dal segnare da 6-75. Bravo a farsi trovare pronto, una tripla da posizione centrale non facile perché l'uomo era anche vicino. Comunque sicuramente Milosevic non è timido, lo sappiamo se andiamo a guardare i tabellini delle partite che fa con gli under, 3 punti anche per lui. Risponde adesso Desio, 89-65. Desio che continua intanto a non segnare falli. A non commettere falli. Poi Milosevic chiede fallo, gli arbitri ormai lasciano correre. 3 minuti alla fine, segna
Casati, undicesimo punto. Diciamo che quello che si sta vedendo adesso sono più le anche molto concessioni da parte di Faenza, adesso più distesa, due falli commessi in poco tempo da Faenza, poi più nulla. Peccato davvero che in quei due falli sia arrivato il quinto di Chiappelli. Brown intanto recupera palla, poi la tocca Venucci, ma visto che direi che la settima vittoria casalinga da parte di Faenza non sembra in discussione, adesso c'è un piccolo mini obiettivo, che di arrivare per la prima volta in stagione a 100. Sarebbe bello davvero chiudere il 2017 casalingo in tripla cifra. Perin a Romando, 3 secondi. Si vede pochissimo ormai l'infrazione di 3 secondi. Sì, forse fiscale l'arbitro, però effettivamente è una cosa che forse adesso non fischiano quasi più. Sì, probabilmente effettivamente c'erano, perché Silimbani si era piantato in mezzo all'area, e molto attento l'arbitro, che forse è il più concentrato delle persone in campo, che ha fischiato i 3 secondi. Mazzoleni, palla fuori, Fiorito la recupera sul filo della metà campo, poi a Romando riesce in qualche modo a segnare nell'emblema del detto chi fa da sé fa per tre. 93-68, intanto c'è spazio anche per Samori e Petrini. Anche Petrini debutta in Serie B. Escono Perin e Silimbani. Fumagalli 1-30 alla fine, 93-68. Faenza dunque vince la sua nona partita nel girone d'andata, quinta consecutiva, e a una giornata ancora dal termine dell'andata. Faenza ha già eguagliato il record dello scorso anno nel girone d'andata di 9 punti. Ricordiamo che l'anno scorso Faenza fece 9 all'andata e 10 al ritorno. Ma ora attenzione, gioco a 2 tra Petrini e Samori. Petrini prova la Benedetti, scusate, prova la tripla. Benedetti sul filo dei 24, 57 secondi, ultimo minuto di una gran bella richicco. Sì, oggi veramente perfetta, è stata ottima in difesa, dove ha fatto valere la fisicità, ha sempre chiuso bene il canestro, ma perfetta in attacco con 93 punti segnati e una pioggia di triple che hanno sempre chiuso ottime azioni. 9-3-70, 30 secondi alla fine, adesso i riflettori sono puntati su Samori e su Petrini. Prova Samori, ancora Samori segna, sempre canestro da tre tutte le volte che entra, è una garanzia incredibile. Samori sempre, 96-70 e sempre da quella mattonella. 96-70 più 26, continua a giocare giustamente Petrini, perché dice anch'io voglio segnare. Petrini si prende la linea di fondo, poi sbaglia, ma finisce 96-70. L'Arechico vince. Io vi do appuntamento al 7 gennaio con la prossima partita casalinga dell'Arechico, ma a sabato prossimo ore 20:30 da Crema sulla pagina Facebook dei Raggi, una grande diretta per chiudere alla grande il 2017. Da Luca Del Favore e Mario Flore è tutto. Buona serata a tutti.